Mai prima d'oggi le telecamere di una TV avevano potuto riprendere i serbatoi idrici situati nel sottosuolo di Napoli. La fortuita circostanza della manutenzione in corso ha consentito di accendere i riflettori su un'opera mirabile di ingegneria idraulica realizzata a metà dell'Ottocento con scavi a mano. 7 lunghe cisterne raccolgono l'acqua proveniente dal Serino e la redistribuiscono in superficie. Le sale dello storico acquedotto di Napoli, oggi ABC, raccontano gli sforzi compiuti dall'uomo per riuscire a portare le condotte in ogni casa. La Napoli sotterranea celebra nel mondo lo è meno per i percorsi d'acqua infiniti. Sosta obbligata è quella del Museo di Pietrasanta. Le cisterne risalgono ai Greci. I Romani vi custodivano anguille e capitoni per valutare la bontà della risorsa. Intorno all'acqua si svilupparono miti e leggende. La Basilica del Centro Antico li custodisce insieme alla preghiera laica di non sprecare la preziosa risorsa. Di puntata in puntata, in collaborazione con l'ente idrico campano, attraversiamo i distretti regionali per mettere in luce le opere compiute dall'uomo. Meraviglie servivano e serviranno a custodire la fonte della vita. Il lavoro non manca. Conoscere i percorsi da seguire è il primo passo per la tutela. L'appuntamento la prossima settimana, sempre di giovedì alle 21, è con il distretto Napoli Nord e la piscina Mirabilis.